Ciao, sono Raffaele. Ma chi ha creato Dio? Caro Raffaele, un'altra domanda interessante. Ma chi ha creato Dio? Primo versetto della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. Non dice che ha creato Dio. La Bibbia non dice chi ha creato Dio. Però tu giustamente ti chiedi, beh, tutte le cose che esistono, qualcuno le ha fatte. Se io ho un tavolino a casa, vuol dire che qualcuno ha segato l'albero, ha tagliato i pezzi e ha fatto il tavolino. Se io ho la macchina a casa, vuol dire che qualcuno l'ha costruita. Però, se tu solo con il cervello, senza fede, usiamo solo il cervello adesso. Se il mondo esiste, qualcuno l'ha creato Dio. Beh, però se Dio esiste, qualcuno l'ha creato, diciamo un Dio più grande. Però quel Dio più grande, se esiste, qualcuno l'ha creato, un Dio più grande. Dove arriviamo così? Il nostro cervello, la nostra intelligenza, che è dono di Dio, ci dice una cosa, che se le cose del mondo esistono, ci deve essere qualcuno che le ha fatte e che non è stato creato da nessuno. È necessario. Ci deve essere stato un inizio. Allora, carissimo Raffaele, chi ha creato Dio? Nessuno. Dio c'è sempre stato, altrimenti non sarebbe Dio, sarebbe una creatura. E sempre ci sarà. Però qualcuno ti può dire, ecco, questi sono i soliti cristiani che non usano il cervello, ma noi il cervello l'abbiamo usato. Il nostro cervello ci dice che siccome noi non siamo Dio, tante cose non arriviamo a capirle. È chiaro che nella nostra testa non c'entra l'idea che Dio esiste senza che nessuno ce l'ha messo lì. Questa idea ci fa scoppiare il cervello. Però, se il cervello lo aiutiamo con un altro organo, è il nostro cuore. Il nostro cuore ci dice che è chiaro che Dio non l'ha creato nessuno, perché Dio è eterno, perché Dio è Dio. E questo non è non usare il cervello, ma è non pensare che il cervello possa capire qualsiasi cosa. Ci sono cose che ci superano e Dio ci supera. Grazie per la bellissima domanda.